tiramisù. Ma so che ci sono i biscotti o il marzapane, il pane, no, come si chiama, i savoiardi. Biscotti, va bene, può fare quello. Biscotti, biscotti, la crema pasticcera, non so, crema, zabaglione, quello che c'è. Cioccolato, dimmi un'altra roba, non che se me ne frega, dei dolci. Strudel, oh, con la pasta sfoglia, mele, pinoli, noci, uvetta. Il mio dolce italiano preferito è la torta Sant'Onorè allo zabaglione. Ogni pasticcere la fa in modo diverso, è fantastica. E si fa con la pasta sfoglia, ci sono degli strati, immagino. E poi c'è lo zabaglione con anche le gocce di cioccolato e i bignè ripieni allo zabaglione. Tanta roba. Il dolce preferito italiano. Non so se sia italiano il mio dolce preferito, perché è un tortino con cuore fondente, un tortino al cioccolato con cuore fondente, che è letteralmente un tortino, fuori diciamo è fatto di impasto, pan di Spagna, cioè sembra un tortino di pan di Spagna, quando lo tagli esce fuori questo cuore liquido di cioccolato fondente. Non so se sia italiano, però qui si fa spesso nei locali ed è molto buono, altrimenti non lo so, non mi viene in mente perché i dolci napoletani non mi piacciono tantissimo. Giuro, non mi piacciono, nemmeno gli struffoli mangio. Però c'è il babà, il casatiello se preferisci. Il casatiello è salato però. I mustaccioli, sono buonissimi i mustaccioli. Sono indecisa tra tiramisù, che però è della regione Veneta, o pastiera napoletana. La pastiera napoletana è un dolce alquanto difficile da preparare. È un impasto di pasta frolla, con all'interno canditi, grano e ricotta. C'è anche un uovo dentro? Varie uova, credo anche 10 nella preparazione di un dolce. Ce ne sono tanti, sono goloso. Il tiramisù. Allora, si prende le uova, il giallo dell'uovo, il mascarpone, deve essere buonissimo, lo zucchero. E dopo prendi i savoiardi, li tingi nel caffè e dopo sbatti tutto l'insieme di zucchero, uova e mascarpone, viene una crema che... Fai questa crema, praticamente metti i savoiardi su una pirofila, metti i savoiardi, metti la crema, i savoiardi, la crema e dopo questo bel cacao sopra, che buono! Ai ai ai! Dolce italiano preferito, tiramisù, perché è molto facile, quindi io non so fare dolci, però il tiramisù lo so fare. Bisogna fare la crema, allora, montando i bianchi a neve da una parte, quindi in una ciotola montare i bianchi a neve. Poi si montano i tuorli, quindi i rossi, sempre a neve con lo zucchero. Dopodiché unisci i bianchi e rossi. E molto delicatamente perché sennò si smonta e quindi il mascarpone mi sono dimenticata, ecco dove sbaglio sempre, capito? No, allora quindi prima ai tuorli e allo zucchero unisci il mascarpone, poi unisci i bianchi e mescoli piano piano, facile. Dopodiché prepari il caffè, tanto caffè, se vuoi ci metti un pochino di latte per allungarlo un po', inzuppi i savoiardi nel caffè o i pavesini, qualcuno lo fa con i pavesini o altri biscotti, insomma ognuno ha la sua variante, però tradizionale savoiardi, li inzuppi nel caffè, li disponi su una teglia e poi ci metti la crema e fai quanti strati vuoi, insomma, sì. E dopodiché alla fine spolveri con un po' di cacao amaro se vuoi e poi metti in frigo e aspetti un po', oppure lo mangi subito se hai molta fame. Non so, le mie ricette, no? E dopo anche logico, sì, le bianche di uovo, va bene. Sempre uovo, dai. Bisogna innanzitutto fare la crema. Giusto? Con fè, chiaro con fè. Non lo so. Gli struffoli.